Tave. Lezioni. Di cosa lezioni? Dalla copertina, che poi è uguale a quella dell'edizione inglese. Penseremmo a lezioni di piano, no? Il titolo però è solo lezioni, lessons nella versione inglese. Ian McEwan ha scritto un capolavoro. C'è niente da dire, è un capolavoro. Ha descritto la vita di un inglese, un certo Roland Bynes, figlio di un militare di stanza in varie parti del mondo, che a un certo punto della sua vita, quando è ora di andare a fare le scuole oltre le primarie, viene mandato in Inghilterra, da Tunisi, dove in quel momento era la sua famiglia, e rimane sempre in Inghilterra. Riceve in collegio delle lezioni di piano, come si vede dalla copertina, ma anche, come dire, ha delle altre lezioni dalla vita. Una moglie che lo abbandona, lui non conclude gli studi, anzi non li inizia neanche, fa il pianista, ecco che ritorna a questo piano. E secondo la quarta di copertina è un uomo di, come dice qua, un uomo di senza qualità, anzi una vita senza qualità del suo personaggio. Il nostro autore, Ian McEwan, scava dentro la mente di questa persona e della sua vita. Il libro naturalmente non ve lo racconto, non ve lo voglio raccontare, perché sennò perderebbe tutto il suo interesse, no? Storia delle donne, figlio, insomma, fa una vita abbastanza, ma dice senza qualità, però non certamente monotona, ecco, non certamente senza episodi molto importanti. A metà fra la Gran Bretagna e la Germania, la moglie è tedesca, e si svolge per un bel po' di anni e viene raccontata questa vita. Il libro è di una bellezza enorme. L'unico piccolo, se vogliamo, difetto è un inizio un po' difficile da seguire. Le prime, non so, 20, 30, 40 pagine, volendo, non sono chiarissime. Uno fa un po' fatica a seguire la storia. Però dopo, fino alla fine, e stiamo parlando di un libro di 550 pagine, fino alla fine ti prende in un modo fantastico. Ian McEwan, chi lo conosce, sa che è uno che riesce a entrare dentro al cervello delle persone e a raccontare quali sono veramente i pensieri più profondi, allegri, tristi, le paure, le ambizioni, le speranze dei suoi personaggi. Ecco, ripeto, è un capolavoro. Io di solito i romanzi li leggo, mi è capitato già di dirlo perché per me è importante, in genere sempre nelle stesse condizioni. Questo qua l'ho iniziato, come molti romanzi, alla sera prima di dormire ho cominciato a leggerlo, e devo dirvi che dopo una settimana neanche così non sono più stato capace di aspettare la sera, e quindi l'ho cominciato a leggere la mattina, il pomeriggio, la sera, sempre fino a quando l'ho finito. Non riuscivo a staccarmi, ogni tanto dovevo staccarmi perché magari mi facevo male gli occhi, oppure insomma per fare qualcosa, però veramente qualcosa di eccezionale. Mi rendo conto che è una recensione un po' bislecca. Perché? Perché non vi racconto niente del libro, ma sono tante le cose da raccontare. È la vita di una persona per alcuni decenni, e quindi con tutto quello che gli capita. Non capitano delle cose strane, un giallo oppure con cose stranissime. Cioè, lo dice anche nella quarta copertina, dove dice una vita senza qualità. Sì, una vita che potrebbe essere, ripeto, potrebbe essere, ma non lo è, banale. Non è una persona ricchissima, non è un eroe, non è una persona che si scontra con cose più grandi di lui, è una persona che si scontra e si incontra con la vita. Una vita bella da raccontare. Ma non so,
guardate, leggetelo, è veramente un gran libro. Se conoscete Ian McEwan sapete di che cosa sto parlando. Eccolo qua, lezioni, metto fra parentesi, di piano, ma non solo. Ian McEwan, dell'Inaudi, come tutti i libri di Ian McEwan, pubblicato da questa casa editrice. Buona lettura.